Allora, parte dal basso, formazione versiliese, recupera Taccardi per Tarrida. Taccardi agganciata palesemente da Palagi. Qui Galaleta ci vede chiaro ed è subito blu per Anna Palagi. Taccardi. Gancio, il gancione! E la piazza Rasoterra, dove Masetti non può nulla. E allora 1-0 per i padroni di casa, Rebecca Taccardi. E allora la palla per Tarrida. Maniero che trova il gol. Ci vede chiaro Gadaleta. Non ha dubbi, dà il gol. Ci ha messo una pezza Anna Palagi. Però adesso recupera Taccardi, uno contro il portiere, sotto gamba per Maniero, che arriva l'uno contro uno, ancora Tarrida. E qui è stata brava Vittoria Masetti a parare la prima palla, ma sul rimpallo arriva subito Tarrida e la mette dentro. Quindi gol della numero 4, Bert Tarrida. Non riesce a trovare la conclusione, numero 8. E allora la palla, Tarrida. La palla, spazio per il tiro, preferisce scaricarla. Tarrida al volo, gol di alta classe, precisione sul secondo palo al volo. Infatti ancora adesso palla il Matera con Tarrida. Ancora Tarrida per Luisa Lamazia, che dentro l'aria non sbaglia. E allora 5-0 per il Matera. Adesso riprende il gioco e subito il gol di La Polla, che trova una triangolazione con Taccardi. Beffa sotto la traversa Masetti. E allora ancora La Polla per Maniero, di prima intenzione, non riesce a stoppare la palla. E allora 1 minuto alla fine del primo tempo, alza e schiaccia di Rebecca Taccardi. Mamma mia. Adesso a palla Tarrida proprio per Gaudiano. La palla adesso di prima sul passaggio di troporta di Berta, sul primo palo beffa Masetti. Non aveva spazio, quindi palla per il Matera. Allora ancora la palla in mezzo per Maniero, che Rasoterra riesce a passare la guardia di Masetti, che nel lanciarsi fa passare la pallina di sotto. Ancora Brandi per Alvarez, sola contro il portiere, è ferma proprio ora, rompe la porta inviolata di Vanessa De Biasi con questo gol. Riprende la partita invece con il possesso dal Forte dei Marmi. Pala Gianna prova il tiro alto, trova due stecche. E allora la macchia con il tunnel per Alvarez. Alvarez spintonata dalla macchia, brava a prendersi questo rigore. E sarà Alvarez contro De Biasi per questo rigore. Alvarez tira a mezza altezza, la palla rimane lì, ancora Alvarez e ancora De Biasi. E allora la macchia dietro porta, la sorella più giovane. Capolupo perde palla, quindi Sorada che sbaglia il passaggio e a palla il Matera. Si trova la macchia sola davanti al portiere con questa serie di passaggi e non sbaglia. Larissa la macchia, il primo gol in questa partita. Iannaccone, c'è Capolupo su di lei che recupera. Scarica, la passa Gaudiano, però in questo momento Iannaccone aveva palla.
l'ha agganciata Gaudiano, che prende il primo blu. E adesso sarà il capitano Raffaelli contro Gaudio. Valentina Raffaelli che avanza e tira, ed è 10-2 per il Matera. Allora Taccardi nell'area avversaria trova un bellissimo gol, salta Brandi e riesce a segnare sul secondo palo.